Qui siamo a Provvidenza, come Don Luigi, quando iniziava l'opera del 1886, volle che fosse chiamata Casa Divina Provvidenza, che è la casa madre di tutta l'opera Don Guanella. Mille realtà diverse che non è che la continuazione di quanto Don Guanella aveva iniziato, tant'è vero che il Comasco un po' ironicamente diceva della casa un po' l'arca di Noè, cioè qui Don Luigi accoglieva qualsiasi, l'unico titolo per avvenire qui era la povertà, essere soli, abbandonati, e si sta continuando su questo filone. Sono Luca, sono responsabile della cooperativa Artigiani Guanegliani di Como. Abbiamo lavorato con persone detenute, ex detenute, con persone disabili, con migranti, con persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi, per cui si è sempre segnalati dai servizi sociali e dai comuni, gli diamo una possibilità. Qui si parla di lavorare con delle persone che non sempre sanno il mestiere, bisogna avere più pazienza, bisogna avere un'ottica diversa nel lavoro quotidiano. Questa esperienza ha dato una spinta in più alla mia vita. Questo è il rifugio, l'abbiamo chiamato Rifugio Don Guanella, è un rifugio perché è aperto solo durante il giorno, in alcuni orari della giornata, e appunto per dare un rifugio alla gente che vive per la strada. Qui a Como sono tantissimi tra profughi, anche i nostri classici senza tetto italiani, e quindi passano alcune ore qui con noi. Offriamo loro diverse possibilità, dalla lingua d'italiano per stranieri, offriamo la merenda, offriamo anche il gioco, scacchi, carte. Qua abbiamo due volontarie che hanno portato oggi la marmellata, la Nutella e i panini. Offrire loro la possibilità della doccia, quindi prepariamo già la biancheria, ognuno il suo numero. Due o tre volte alla settimana vengono i volontari e facciamo scuola d'italiano. Da dove vieni tu? Dal Mali. Un servizio che ci viene chiesto tuttora, che è un servizio che va inventato direi giorno per giorno, date le problematiche che nascono, e per anche rispondere qualche volta bisogna essere anche un po' matti da parte nostra, nel senso saper uscire da noi, accettare la realtà che ci viene data, che la provvidenza ci chiama a rispondere a queste necessità. Quindi un pomato ci sta anche bene.